Ragazzi, nel mio server ho trovato questi cartelli stranissimi. E qua sopra c'è scritto: Dunis, so che hai letto i cartelli. Sono Fede. Gabri ne scrive molti. Cercali. Qua in giro li troverai. Praticamente, Federica, è meglio togliergli prima che Gabri entri e li veda. Praticamente Fede mi ha scritto questo messaggio tipo nei cartelli e ha detto di cercare i cartelli e io sono andato un po' in giro a cercarli e ho detto: ma dove potranno mai essere? Niente, stavo camminando qua in giro un po' così, un po' cosà, un po' così, un po' cosà, proprio così e ho trovato queste robe qua. E questo qua c'è scritto: il dio lama mi ha detto di fare di far fuori i miei amici su Minecraft. Io non posso, perché devo farlo? Mi ha detto che se non ho scelta, che non ho scelta, e che mi controllerà il mio personaggio. Se avete mamma mia, ma sta musica però, cioè scusate ragazzi per sta musica, ma veramente, ma è una roba pazzesca. Allora, se avete trovato questi cartelli, vi chiedo scusa. Non lo farò apposta, mi dispiace. Cioè, praticamente ha detto che ci ucciderà, ma non lo farò apposta. Gabri è pazzo. Cioè, praticamente il dio lama gliel'ha ordinato. Ha detto che se non lo farà lui, lo farà il dio per lui. Cioè, praticamente ci ucciderà il dio con il corpo di Gabri. E ho pensato, questa è una cosa molto strana. O Gabri sta impazzendo del tutto. Però non mi pare, dato che comunque abbiamo visto che ci sono delle prove di questo dio lama. Soprattutto quelle robe là che derivano, appunto, secondo me e secondo noi, da lui. Non sappiamo il perché, non sappiamo come le abbia fatte, ma potrebbe essere che derivino da lui. E soprattutto, se noi andiamo a vedere qua dentro, io ho pensato, ci potrebbe essere un qualcosa di... Sì, ma che... Mamma mia, queste musiche però... No, ho sbagliato! Ah, mi arrabbio, basta, mi sto arrabbiando! No, quando... Ancora, devo mettere una musica inquietante! Oh, porca puzzarda però! No, vabbè, raga. Vabbè, dai... Questa è meglio. Allora, stavo dicendo, mi sto arrabbiando. Cerchiamo in casa sua, ho pensato io, senza la musica però. Mannaggia me che non so mai quella musica. E lui ha scritto, sento di impazzire, ha scritto un sacco di cartelli che io fra l'altro ho visto solo questo. E anche altri ovviamente, però comunque questo è il primo che c'era. Il lama mi chiama. Vabbè, cioè nel senso, non lo so, sembra un po' strano comunque Gabri, secondo me. Lasciami stare, ma perché lasciami stare? Ma perché scrive ste robe? Ma poi magari ho pensato, qua sotto c'è qualcosa. Non mi pare comunque ci sia qualcosa. Poi qua c'è tutta la parte delle farm, è meglio evitarle. Anche perché poi non so, magari qua ci sono cose molto oscure e strane che non voglio sapere minimamente. E poi qua, andando giù, mi ricordo che c'erano altri cartelli tipo urlo male. Non so perché l'abbia messo, ma sinceramente è abbastanza inquietante. E poi dopo, cos'altro? Mi ricordo che c'era un altro cartello almeno. Forse no, forse mi sto sbagliando. Potrebbe essere anche che mi stia sbagliando. Anche perché ce n'erano tanti di questi cartelli. Potrebbe essere che mi stia sbagliando in effetti. Tipo da questa parte, cos'è che c'è? Assolutamente niente. Mi sa che qua in casa sua sono finiti. Però possiamo andare in casa degli altri. Cioè nel senso, ho pensato. Allora, praticamente io sono andato da questa parte, no? E ho detto, ma possiamo andare un attimo in casa degli altri. E però camminando ho visto quella roba là. Ho detto, ok, vediamo un attimo, no? Perché magari può essere che ci sia qualcosa di strano. L'acqua della fontana è piena di teste. Ho detto, ok, Gabri è fuori di ciclo, che vuol dire fuori di testa. Ho detto, ok, andiamo a vedere queste teste. Quali teste sta vedendo? Ho detto tante cose, ho detto. E ho visto, magari, che è un po' diverso, che, c'è una cesta qua dentro e ci sono un sacco di cose. E, by the way, non ho preparato niente io, cioè nel senso, significa comunque non ho preparato niente io. Cioè, non è stata una mia preparazione questa, le ho trovate e basta, ho trovato questa cesta. Sarà stata una preparazione di Gabri, questo sì, ma non so il perché, cioè nel senso, perché ha preso queste cose, le ha messe qua. Non ha il minimo senso, ragazzi, cioè, lui si comporta sempre in modo stranissimo. Comunque avete sentito prima il mio cane, quello era il mio cane. Vi chiedo scusa se a volte, perché io cerco di fare video uncut. Cioè senza tagli, vuol dire, ragazzi. Perché mi piacciono di più, sono molto più belli, sono molto più fluidi. Se c'è un taglio lo faccio solamente perché per necessità estrema, no? Cioè per cosa che dici, porca puzzarda, stai completamente impazzendo. Allora, dobbiamo andare a cercare altre cose comunque. Forse magari nel Nether ci potrebbero essere altre cose. Potrebbero esserci. Non lo so, mettiamo anche una musica. No, ho sbagliato, come al solito. Ok, ma... Però perché il cane deve rompere le palle? Ma perché io mi... Cioè io...
Io mi chiedo, ma perché, ragazzi? Io guardate che sto soffrendo. Cioè, voi non. Allora, io sono serio, e io sto cercando di essere molto trasparente con voi. Io in questo momento sto provando delle emozioni, di talmente tante emozioni che voi non avete idea. Mi sto arrabbiando. Molto arrabbiando, perché proprio nel momento esatto in cui io devo registrare, il cane deve rompere le palle in una maniera assurda e urlare. E io dico, ma perché Snowy? Cioè, perché mi vuoi male? Perché? Cioè, potresti essere un po' più normale, un cane normale che quando... Vabbè, Jean-Pierre, perché voi non sapete il mio cane, ma è anormale come Marianna Gianguberta, che è una tizia un po' strana. Ah, vabbè, ragazzi, potrei nascondervi queste cose, potrei fare i tagli, ma non lo faccio, non lo faccio, assolutamente no. È una cosa che ho deciso e non devo farlo. Non devo fare i tagli. Comunque qua non sembrano esserci cose strane. Ciao, signor Pigman, come sta lei? Puzzardone, ciao, ciao. Oh, vuole le carezze, vero? No, 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 no. Sono senza armatura nel Nether e i Pigman stanno venendo ad uccidermi. Chiedo scusa, signore Pigman, ma devo andare immediatamente prima di essere ammazzato da voi. Capisco che voi siete frustrati dal mio comportamento maligno, ma non voglio mai più avere niente a che fare con voi. Oh, no, niente con voi, assolutamente niente. Ok, cerchiamo di capire bene che cosa potrebbero essere, quali altri segnali potrebbero esserci. Cioè, io ho pensato, ragazzi, che Gabri o sta impazzendo e ha scritto tutte queste cose perché sta impazzendo, ma ne dubito, cioè nel senso non mi sembra che stia impazzendo, almeno speriamo di no. Oppure potrebbe essere che davvero è controllato dal dio lama, e forse questo dio lama sta cercando di evadere, non lo so, i miei pensieri, per dire, non so cosa ho detto, cioè nel senso di farmi pensare a delle cose che magari, non lo so, siano in realtà false, per dire, magari non c'entrano niente i lama e magari è un'entità di Minecraft. Può essere, ora che ci penso. Sapete che in realtà quasi quasi mi sta venendo il dubbio. Perché se voi ci pensate, ragazzi, allora, il dio, cioè, allora, c'è sicuramente qualcosa di strano, c'è un'entità strana sicuramente, anche perché poi quelle cose di sicuro non le ha fatte Gabri, quelle di sicuro non, e poi non si possono fare in survival quelle cose, dai, cioè nel senso è impossibile farle in survival. Cioè, a meno che dei comandi, ma a parte me, i miei amici non hanno i poteri. E io non sono stato, sicuramente non sono stato io. Quindi, da sé, cioè nel senso, non saprei cosa pensare, ragazzi. Quindi, scrivetemi voi cosa ne pensate nei commenti. Il mistero però sta sempre venendo più a galla, diciamo. Stiamo sempre più capendo cose nuove. E nel Nether comunque non sembrano esserci cose strane, quindi bene così. Fede ha un lama? A parte che qua dentro tutti hanno un lama. Aspettate un attimo, io non sono andato a vedere una cosa molto importante, ragazzi, che proprio ora mi sono reso conto. Fra l'altro Gabi potrebbe entrare in questo server da un momento all'altro, ora che ci penso. E potrebbe essere anche un piccolo problema questo. Non lo so, potrebbe essere. Mamma mia, ste musiche, io, ragazzi, non ne posso più. Cioè, veramente. Io veramente, cioè, allora, scusate, mi sto... Ma sono arrabbiato, ma vedete che sono arrabbiato, ma porca puzzarda. Ma voi dite, Dunis, stai calmo. E continua a dare... Cioè, guardate che non sto... Cioè, io mi sto davvero innervosendo, ma tanto, Ecco, lo sapevo però. Lama mlml... Oh mio Dio. Allora, lo sapevo che dove c'erano i lama, immaginavo che ci fossero dei cartelli strani. Cioè, immaginavo ci fossero dei cartelli strani, dopo tutto, il dio lama. Ma se la mia teoria è esatta, che i lama in realtà non c'entrano un cicco secco, un cifero pereppe secco, e magari c'entra un'altra entità di Minecraft, come magari tipo degli SCP, o magari altre entità mai scoperte finora, che cerca di farmi pensare che in realtà c'entra una sorta di diolama, quando in realtà non c'entra il diolama, e cerca di imbrogliarmi, allora in quel caso, e solo in quel caso, dico io, potrebbero esserci dei risvolti in questa storia. Non lo so, ragazzi, fatemi sapere quello che ne pensate voi, perché io sto pensando a un sacco di cose in questo momento. E niente, commentate. E se non avete voglia di scrivermi cosa ne pensate, mettete il solito gesto brutto nei commenti, cioè nel senso, così mi fate capire che non avete voglia e mi mandate a quel paese, giustamente. E niente, iscrivetevi al canale, lasciate like e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.